In attesa del Consiglio di Facoltà straordinario di Lingue in programma entro giovedì per l'assunzione dei sette docenti che definiranno l'organico della facoltà, oggi scade l'ultimatum lanciato dal Rettore dell'Università di Catania Antonino Recca in forma di diffida al Consorzio Universitario di Ragusa per il pagamento delle spettanze dovute in base all'accordo sottoscritto nel 2010. Si tratta di 900.000 euro da corrispondere all'Ateneo Etneo e dal momento, secondo indiscrezioni, non risultano pagamenti inviati a Catania. In ogni caso, vista la convocazione del Consiglio di Facoltà di Lingue per la composizione dell'organico previsto, non dovrebbero esserci problemi per l'anno accademico in corso e Recca al di là della diffida avrebbe limitato al minimo le intenzioni bellicose verso Ragusa ma in primavera la questione potrebbe scoppiare nuovamente anche perché bisognerà ridiscutere il programma del prossimo anno accademico si attende dunque la regolarizzazione dei pagamenti per avviare la discussione con l'Università di Catania su basi su più serene sul fronte quarto polo pubblico intanto altro tema centrale nella questione universitaria nessuna novità tutto rinviato al prossimo anno a quanto pare in attesa di capire quale sarà davvero il il futuro dell'esperienza universitaria in provincia.